La rassegna stampa è offerta da lunedì 17 ottobre, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Iniziamo con la nostra rassegna stampa. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero. Scontri di Roma, caccia ai violenti, Occhiello, 12 arrestati. La procura non contesterà il terrorismo. La Digos cerca i black bloc nei filmati. Sottotitolo Maroni, evitato il morto, polemica sulla gestione dell'ordine pubblico. Il calcio, derby ad alta tensione, la festa è della Lazio, Klose l'uomo del destino, l'attaccante tedesco infatti ha segnato negli ultimi minuti di gioco contro la Roma. Sicurezza e buchi del piano, Occhiello, gli disordini erano temuti ma la rete di protezione ha funzionato in parte. Centro blindato a Piazza San Giovanni, solo 40 agenti. Politica internazionale, Hollande dell'anti-Sarkozy, leader socialista, vince le primarie in Francia. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, politica nazionale in primo piano, Maroni evitato il morto, i violenti si sono fatti scudo del corteo, caccia in rete ai volti dei black bloc. Roma devastata, Occhiello 3 milioni di danni, il sindaco Alemanno sono stati animali e Cicchitto attacca Draghi. Al centro politica internazionale, in cambio di Shalit 447 nomi che fanno paura, tra i prigionieri liberati anche assassini e terroristi, ma molti non potranno tornare a Gaza. Apriamo la pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, malviventi scatenati, furti in due abitazioni di Lecce e Monteroni, svaligiate le case di un noto medico e della vedova di un avvocato. Il delitto di Avetrana, Misseri oggi consegnerò un memoriale al giudice, parla anche Sabrina, dichiarazioni spontanee, l'avvocato griderà in aula la sua innocenza. Serie A, fermata la Juve, alla Lazio il derby, ma il Lecce è perfetto in casa del Genoa ed ottiene un pari d'oro. La Gazzetta di Lecce, ladri scatenati, colpi a Lecce e a Monteroni, l'emergenza non si arresta, l'ondata di furti messi a segno nelle abitazioni. In provincia visitata la casa di un noto medico, nel capoluogo la residenza della vedova di un avvocato. La manifestazione nei guai Valerio Pascali, 21enne, studente di Bologna, all'inferno nella capitale, arrestato anche un leccese. Incursioni notturne, vandali in azione nel capoluogo e a San Donato, erosione, le mareggiate cancellano le spiagge dell'Adriatico. E ora un'ampia pagina sportiva con il calcio, Serie D, Russo felice da una stoccata, De Vitis, Garat è implacabile, Nardò di nuovo leader. Calcio, Gallipoli KO, il Galatina prende il volo. Casarano abbiamo dominato, sconfitta ingiusta come l'espulsione. Eccellenza, maglia rivelazione, il Racale si riscatta contro una big, pallavolo bis di Colaci, campione mondiale con il Trento. E ora il nuovo quotidiano di Puglia, sezione Lecce, inferno a Roma, Lecce arrestato, Occhiello, c'erano 200 salentini al corteo degli indignati, i violenti hanno oscurato la nostra protesta. Valerio Pascali, qui in foto, aveva avuto una denuncia, uno studente di giurisprudenza che finì nei guai per un fumogeno. Il calcio, il pareggio dei giallorossi a Genova, stoppa la Serie No, un punto prezioso. In pieno centro a Lecce, ubriachi e vandali, presi raid notturno in centro di tre giovanissimi, danni anche nella piazza del paese, pietre contro l'ufficio del sindaco di San Donato. La storia parla anche Salentino, l'impegno in Afghanistan e poi il caso, negozi chiusi in centro, ma c'è chi ha fatto il furbo. Il bilancio sono 135 feriti, di cui 105 delle forze dell'ordine, tra i denunciati ci sono minorenni, caos a Roma, arrestato un leccese, in manette anche un giovane di Terlizzi, ma nessun brindisino. E ora la pagina interna di Quotidiano, negozi a fasi alterne col pienone di gente, Occhiello, serrande abbassate in città, ma le grosse catene commerciali e franchising hanno lavorato lo stesso. Rispettata l'ordinanza di chiusura, ma ci sono stati i soliti furbi. La denuncia, chi non rispetta la norma vigente non rispetta neanche i colleghi, e c'è stato chi ha dovuto aprire per non essere danneggiato dagli altri. I controlli, Zaccheo, fioccano i verbali dopo le ispezioni. I nodi della città tra politica e conti, in vendita 7 terreni per incassare 8 milioni, ultimo bando per ripianare la parte di disavanzo del 2011, mancano all'appello 2 milioni e mezzo. L'emergenza rifiuti, oggi niente pulizie, né turbini a Palazzo Carafa, scioperano i dipendenti di AXA ed Ecotecnica, disagi in vista. Un po' di statistiche, il Salento che riparte, lavoro in 9 mesi 118.000 nuovi occupati, aumenta l'occupazione in provincia di Lecce,
La soddisfazione di Gabellone, il numero uno di Palazzo dei Celestini, il territorio cresce anche grazie a noi. Vandali scatenati, teppisti ubriachi, danni in centro, rovesciati cassonetti e scooter in sosta, denunciati tra i 19enni di Pisignano, l'allarme, il comitato per l'ordine e la sicurezza ne ha discusso di recente ed ha annunciato un giro di vite e maggiori controlli. E concludiamo come al solito con lo sport, oggi un'ampia pagina poiché lunedì mani sicure, questo è il titolo principale con cui si inquadra il portiere del Lecce Benassi, maggiore protagonista della partita di ieri contro il Genoa, Serie D, colpo di Garat, il Nardò torna in vetta e sempre nello stesso girone del Nardò in Serie D il Casarano cade male contro Matera. Il pareggio dei giallorossi, un'ampia analisi di quotidiano, concentrato e reattivo e Lecce rialza la testa. Il personaggio è senza dubbio Benassi, domenica da eroe, prestazione da incorniciare per il piccolo grande portiere. Schierato per la prima volta titolare in questo campionato, l'estremo difensore è stato tra i migliori in campo. E anche l'ex Tomovic sale in cattedra, una bella partita la mia, ma è tutto il Lecce che sta crescendo, una gara impeccabile, peccato però che non abbiamo approfittato della superiorità numerica. Soddisfatto anche il tecnico giallorosso Di Francesco che applaude, bravi, vi voglio così, non era facile in uno stadio che mette pressione. E anche oggi la nostra rassegna stampa termina qui, vi ricordiamo a breve il nostro appuntamento col telegiornale, a tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...